La piazzetta a fianco del porticciolo di Ognina sul lungomare, proprio di fronte all'Istituto Scolastico Nautico, è stata intitolata al magistrato e già presidente del Tribunale dei Minorenni di Catania, Giambattista Titta Scidà. L'intitolazione della piazzetta di Ognina è stata decisa nel febbraio del 2021 dalla Commissione Comunale per la Toponomastica su proposta del consigliere Graziano Bonaccorsi. Ho ritenuto necessario che intitolare una piazza o una via, in questo caso una piazza, era estremamente necessario perché dobbiamo ricordare che questa città ha bisogno di legalità, ha bisogno di trasparenza ed è fondamentale portare avanti attraverso la memoria di cittadini catanesi meritevoli che hanno lasciato qualcosa per questa città, portare avanti la loro memoria per dare l'esempio, perché le future generazioni come esempio non possono avere la mala amministrazione, la gestione pessima della città, la spazzatura, devono avere anche degli esempi che possano far capire che forse c'è speranza per questa città. Questi sono messaggi importantissimi che devono essere non solo dedicati ai vari siti, piazze, scuole, quello che sia, ma soprattutto spiegare cosa hanno fatto nella loro vita. Bonaccorsi, che è anche il comitato che ha voluto, che aveva già qualche anno fa proposto questa piazzetta da dedicare al magistrato, oltretutto devo ringraziare anche altri comuni che prima di noi hanno dedicato dei siti, no? per il magistrato, e così anche l'università che ha fatto dei laboratori attraverso l'opera del professore Pioletti. Il presidente Scidà è stato una figura esemplare nella storia della magistratura di questa comunità, perché ha anticipato e precorso i tempi, nel senso che già allora ha intuito qual era il problema più significativo di Catania, che era quello della devianza minorile, e si è dedicato con grande impegno a contrastare questo fenomeno. Ancora oggi noi abbiamo lo stesso Tribunale dei Minori, la stessa Procura che ha anche rivolto questa attenzione e ha coinvolto anche la prefettura in questo osservatorio sui minori. Quindi è un fenomeno che purtroppo persiste, rispetto alla quale evidentemente ogni impegno da parte di tutti è necessario. È una persona che, facendo il suo dovere, ha però chiaramente rivolto un'attenzione a una delle problematiche più significative di questo territorio.